stare più attenta. Non posso restare qui. Sto cedendo. Ci è mancato poco. Dunque. Forse l'ho trovata, la città segreta. Mi metto a cercare il serpente con l'occhio d'argento. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ehi! Ho dovuto abbattere l'ultimo mulo ieri. Si era rotto una zampa. Che tragedia, che tremenda sventura. Ma credo di essere riuscito a trovarla. Sono arrivato in un villaggio abbandonato che non può che essere Zeta. Se solo papà fosse ancora in vita. Mi fermerò qui per stanotte. Domani comincerò una meticolosa ispezione del sito. Presto il mondo saprà che un Fawcett ha scoperto la città perduta.
Chi c'è? Chi sono quasi? Ehi! Guarda che ti sento! Ehi! Posso aiutarti? Vattene! Tu non sei dei nostri! Senti, lo so che fa male, ma... Malfunzul! La Trinità. Chi sei? Che ci fai qui? Sono una ricercatrice, Lara Croft. Torneranno. Mettiamoci al sicuro. Prendila. Non sei solo mio figlio, sei il mio erede. Non devi correre rischi inutili. Se non fossi stato là, lei ci avrebbe trovato. Per fortuna tu stai bene. Se non fai parte del culto, come hai trovato questo posto? Ho seguito la mappa di un tempio. A dire il vero, mi aspettavo delle rovine, non voi o tutto questo. Il culto, perché ha attaccato tuo figlio? Ho già visto quei simboli, è l'ordine della Trinità, sto cercando di fermarli. Fermarli dal fare che cosa? Stanno cercando un manufatto, una specie di scrigno, legato a una dea della luna. E tu perché lo vuoi? Vuoi rubarlo? Venderlo? No, però la Trinità, il culto, non deve prenderlo. Sono pericolosi. Perché? Che cosa ti hanno fatto? Hanno ucciso mio padre. Posso mostrarti una cosa?
Sai dirmi che cos'è quello? Questa è Paititi. Ti trovi qui. Paititi, la città segreta. Ma che cos'è quest'occhio? Quello è un luogo di morte e di sacrifici. Credi che il tuo manufatto sia lì? Esatto. Nessuno è mai riuscito a tornare. Io ci proverò lo stesso. E lo faresti soltanto per fermare il culto? Sì. Portatelo qui. Jonah! Stai bene? Conosci quest'uomo? È un mio caro amico. Abby? Sta bene. Chi altro ti cerca? Nessun altro. Stiamo cercando la stessa cosa, credo. Ti porteremo il serpente con l'occhio d'argento, ma il tuo amico resta qui. Non andrai molto lontano, se menti. E per lui non sarà un bene. Non ce n'è bisogno. Sta tranquilla. Resto. Ezli, dai dei vestiti a questa donna. Uchu, tienilo sotto controllo. Tornerò il prima possibile. Va bene. Bel posticino. Silenzio. So il tuo nome. Le mie scuse. Come leader dei ribelli, per essere chiara, sono la legittima regina. Ezli, aspetto ancora che tu mi dica cosa hai visto. Sì, madre. È successa una cosa sul mattino. Cioè? Ho visto Akan discutere col vicino. Sembrava curioso. Appena mi sono avvicinato, hanno smesso. E hanno cominciato a vedere come se stessero scherzando. Sta tramando qualcosa. Come puoi notare, i segreti non durano molto a Paititi. Se decidi di non rispettare il piano, te ne accorgeresti subito. Ho capito. È qui per aiutarmi a recuperare una cosa che ho smarrito. Non devi preoccuparti. Anche mio padre era una vedetta quando aveva la mia età. Era una cacciatrice. Sapeva essere. I nuovi metodi agricoli introdotti dal culto di Kukulkan non hanno fatto che danni. Prima sono scomparse le colonie di api, poi sono andati distrutti i raccolti di cacao. La terra è così rovinata che ci cresce soltanto il mais, e gli steli sono troppo esili. Dobbiamo fare qualcosa, o Paititi subirà una tremenda carestia. Si tratta di un piccolo aratro da piede tradizionale, usato tuttora sulle Ande, anche fuori Paititi.
A volte i mezzi più semplici sono ancora i migliori. Ehi, ciao, Quali. Michelle. Attenta, amica Yunuratu. Non avvicinarti ai guerrieri Jaguaro. Sono sempre alla ricerca di attività ribelli e non conoscono pietà. L'ho visto. Li ha presi lui. Basta, Teki. Hai perso i tuoi dadi? Pazienza, ma non mentire. Tu stai bene? No. Pisco, l'uomo morto, ha preso i miei dadi e nessuno mi crede. Ma è vero! Un morto ti ha rubato i dadi? Sei sicuro di non averli persi? Sei uguale a tutti gli altri! Scusami, hai ragione. Facciamo così, ci starò attenta e se vedo Pisco il morto, vedrò di farmi ridare i tuoi dadi. Che ne dici? Davvero? Mi credi? Non sarebbe la prima volta che parlo coi morti. Che bellezza. Hakan! Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione. Ricreare il mondo... Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Osservate! Ecco la chiave della nostra unità e salvezza! Presto, i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno. Lo chiamano già Kukulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. Il popolo crede in lui. E tu invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato? Farò in modo che Paititi continui a prosperare e crescere per sempre! Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan, ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Ah!
Exley, in avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui Exley. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok, troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Jonah, puoi rispondere? Sì. Il dottor Dominguez è originario di Paititi. La Trinità è presente a Paititi fin dal 600. Il precedente leader dell'Alto Consiglio, il cardinale italiano Gualtiero De Luca Dominguez, vide del potenziale in un giovane ragazzo che crebbe come un figlio e un successore. Quel ragazzo scalò i vertici della società fino a diventare leader dell'Alto Consiglio. Ha vissuto la maggior parte della sua vita lontano da Paititi, tornandovi spesso, ma senza trattenersi a lungo. Il suo vero nome è Amaru, ma in quanto alto sacerdote del culto a Paititi, viene chiamato da molti con il suo titolo onorario, Kukulkan. Ha recuperato la chiave di Shashela Cozumel e assicurato alla sua gente che avrebbe utilizzato tale manufatto per proteggerla. Amaru vuole lo scrigno d'argento di Ishel per proteggere Paititi dai pericoli del mondo esterno, ma è già tentato dalla possibilità di ricreare il mondo a sua immagine. Tu e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kukulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Un'Uratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Mia moglie sta molto male. E non è la sola. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Eh? La leggenda dice che l'anello dei sette presidia grandi ricchezze. Ma ormai ho cercato dappertutto e non le ho ancora trovate. Non capisco. Perché disturbarsi e escogitare un indovinello se non ci metti una ricompensa? Come predetto, preceduti da una colonna di fuoco che illuminava la notte, dalla distruzione dei nostri templi e dagli avvertimenti allarmanti della donna piangente e dell'uomo dalle due teste, i bizzarri guerrieri, a cavallo dei loro grossi cervi, giunsero con le prime luci dell'alba. Uccisero i nostri deboli capi e rivendicarono il possesso delle terre e delle persone. Thank you.
Scusami. Mi vedi? Finalmente qualcuno vede Pisco. Sei morto anche tu, Ishiki? Tu devi essere Pisco il morto. Sono Pisco, servo degli dèi. Piacere, Lara. Lara. Bel nome, Lara. Non sei morta? Neanche tu. Invece sì. Dovevo essere sacrificato da bambino. Mi hanno portato su una montagna. Hanno compiuto il rituale, ma... Ma sei sopravvissuto? Solo il corpo. Per la mia famiglia e i miei amici sono morto. Vivo delle offerte che mi vengono lasciate. Un bambino sostiene che tu gli hai rubato i dadi. Teki è figlio di un nobile molto arrogante. Voleva a tutti i costi giocare d'azzardo e ha perso. Non ho molte cose, ma quei dadi li ho vinti onestamente. Ma se vuoi, ce li giochiamo. Ti va di fare una partita? C'è qualcosa che accetteresti in cambio? Parla a 5 persone emarginate. Ascolta le loro parole e dimmi perché Teki ha perso. In cambio ti darò i dadi. Si può fare. Dice che il patoi sia uno dei giochi più antichi d'America, giocato da individui di ogni estrazione sociale. Non era raro che le persone puntassero tutti i propri averi in una sola mano. I partecipanti si giocavano beni che potevano spaziare da coperte a pietre preziose, fino ad arrivare alle loro case o addirittura alla libertà delle loro famiglie. Il dio delle arti e dei giochi, Makuil Sostil, è ritenuto partecipante attivo al gioco e si occupa delle offerte che vanno in premio al vincitore. E tutto per un semplice gioco. Certe cose non cambiano mai. Mia moglie sta molto male, e non è la sola. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Ah? Un capibara bianco. Salve, sei un reietto? Sì, Shiki. Salve. Ho sentito che parlavi di un capibara bianco. Oh, non era solo, ce ne sono molti. Pisco mi manda da coloro che sono stati emarginati. Sei un cacciatore? Ora sì, prima ero un contadino, ma quella vita non faceva per me. Mi sentivo in trappola, obbligato a vivere secondo doveri e aspettative della mia famiglia. Alla fine ho rinunciato e ho scelto la mia strada. E il responsabile sarebbe un capibara bianco? No, Ishiki, era un branco. Hanno devastato i miei campi di notte, calpestando tutto. Ma non li ho fermati, li ho solo guardati. Mi hanno dato un'idea, un intero branco di capibara bianchi. E se gli dessi la caccia? Se potessi dire addio per sempre ai campi? E l'hai fatto?
Mai presa decisione migliore. Mio padre mi ha disconosciuto e ha dato la fattoria a mia sorella, ma va bene così. Ora sono un cacciatore. Mi chiamano Paimo il Bianco. Grazie per la storia interessante, Paimo. Grazie, Ishiki. Una donna dal seno prosperoso, con indosso dei serpenti in vita. Questa è Coatlicue, il cui nome significa letteralmente gonna di serpenti. È conosciuta anche come Teteo Innan, la madre degli dei. Ha generato la luna e le stelle e ha dato alla luce più di 400 figli, incluso il dio del sole Huitzilopochtli, che era anche la divinità della guerra. Oltre a essere genitrice, è considerata divoratrice di tutto ciò che è vivente. Si dice che essa stessa fu sacrificata per dare inizio all'odierna era della creazione. Perché deve fare cose importanti per tutti noi. Però mi manca. È sempre stato il più bravo a far rimbalzare le pietre sul fiume. Anche dalle tue parti i giovani sfidano l'autorità, Ishiki. Credo sia normale quando si cresce. Ci si ribella. Sono nei guai? No. Le guardie si arrabbiano quando tirano i sassi, ma da piccoli anche loro lo facevano. Credo che nulla avrebbe potuto prepararmi a questo posto. La gente, la sua storia, tutto ciò che hanno vissuto e chi sono oggi. A sentir lui, Amaru, Dominguez, Kukulkan desidera solo la sicurezza di Paititi. Ma ho visto fin dove è pronto a spingersi. Esecuzioni, crudeltà. Devo fermarlo.
Un'uratu raggiunse il trono attraversando la folla, ma gli passò accanto, senza sedersi. «Perché continuiamo a credere a questa menzogna?» domandò alla folla. «Kukulkan controlla questa città e io non ho intenzione di restarmene qui a fare sorrisetti fingendo che sia cambiato qualcosa. Non sarò la sua marionetta che esce ad agitare la mano e a fare l'inchino». Le guardie le tolsero immediatamente la parola e l'accompagnarono fuori. Quindi cominciarono ad avanzare ad armi spiegate per disperdere la folla. Salve. Sei una dei reietti? Sì, Shiki. Sono Chaska. Piacere, Lara. Mi manda Pisco. Pisco il morto? Ti ha mandata lui? Hai perso una partita di patoi? No, un ragazzo, Teki, ha perso i dadi. Sto cercando di riaverli. Per ridarmeli, Pisco vuole che parli con tutti coloro che sono stati emarginati. Ammetto che mi sorprende che non abbia voluto giocarseli. Lo ha fatto. Ah, beh, posso dirti solo questo. Sono una reietta, come Pisco. Ho perso lavoro e posizione. Non per un incidente, ma per qualcosa che ho fatto e che rifarei di nuovo. Che è successo? Tu hai qualche figlio? No. Nemmeno io. Non sono stata benedetta da Ishel, ma sono stata la levatrice dei tre figli della mia padrona. Li amavo come fossero stati figli miei. Poi ho perso la mia posizione. Che cosa hai fatto? Sono una ladra, Lara. Cosa hai rubato? Una collana di giada. Perché? La più giovane, Chiara, ha visto la collana da un'amica e se l'è presa. Sono venuti a cercarla. L'avrebbero emarginata e era solo una bambina. Così mi sono presa io la colpa. La mia padrona mi ha strappato la collana e l'ha gettata a terra, rompendola. E ha emarginato me. Mi dispiace tanto. Non essere triste per me. Lo rifarei. Chiara ha imparato la lezione e conduce una buona vita. Quanto a me, adesso servo Ishel tessendo, nel modo che mi ha insegnato mia madre. E a volte la mia Chiara mi fa visita. Grazie per avermelo raccontato, Chaska. Chiara è fortunata ad averti. Saluti, Shiki.
Ciao. Salve, Ishiki. È raro vedere dei profani in città. Pisco mi ha mandata a parlarti. Ah, Pisco. Lo stimo. Hai visto altri profani? Solo uno. Era bello, gentile, buono. Eravamo innamorati. Ma il nostro amore è proibito, messo al bando dal culto di Kukulkan. È terribile, mi dispiace. Mi hanno condannata a morte, legata sulle alture a morire. Il terzo giorno volevo morire. Ma poi lui mi ha trovata, il profano. Mi ha liberata e ha curato le mie ferite. Lui chi era? Non so nemmeno il suo nome. Sono passati anni, ma spero ancora di rivederlo. Spesso torno sulle alture e raccolgo le piume nei pressi dei nidi di Condor. Me lo ricordano. Una storia segnante. Grazie per la fiducia che mi hai riservato. Grazie per avermi ascoltata. Parla di qualcosa nei dintorni. I canali irrorano gli angoli più aridi della città e l'acqua mi ha trascinato via. Ishiki, vuoi sentire una storia? Me la raccontava sempre mia madre. Mi piacerebbe molto. Hai notato le sorgenti disseminate per la città? Sai qual è il loro scopo? No, qual è? Un tempo avevamo una regina, una donna vanitosa. Ordinò di scavare quei pozzi in modo da poter vedere sempre il suo riflesso in città. Un giorno si inginocchiò vicino a un pozzo, da cui affiorò un pesce. La regina si adirò. Le increspature dell'acqua avevano rovinato il suo riflesso. La regina cercò di catturare il pesce, ma scivolò, cadde in acqua e scomparve. Scomparve? Durante la ricerca furono scoperte molte gallerie tra i pozzi, ma la regina non fu mai trovata. Alcuni dicono che sia ancora laggiù, a inseguire quel pesce. Grazie, una storia grandiosa. Thank you.
Lasciamo la città alle prime luci dell'alba, ed è un bene, data la terribile malattia che si è propagata al suo interno. Cadaveri e moribondi riempiono le strade e avvelenano le acque. In tanti dicono che si tratta di una punizione divina. Diario di Adelantado Pérez. Ishtaka, del culto di Kukulkan, giura di unire le sue vesti a quelle di Yutu, discendente dei Maya. Privo di una famiglia propria, Ishtaka vivrà coi genitori di Yutu fino a quando non avranno costruito un loro focolare domestico. Yutu giura di unire le sue vesti a quelle di Ishtaka. Gli darà prole numerosa che entrambi si impegneranno a crescere secondo i dettami tradizionali dei rispettivi popoli. Novembre 1603. Ho accompagnato Andrés López, un gruppo di 12 soldati e 2 molossi attraverso la giungla. Le indicazioni che i gesuiti hanno fornito alla Trinità si sono rivelate ottime. Così non è stato difficile trovare la città segreta. I nativi del luogo ci hanno accolto con diffidenza, ma una volta ricevuti i nostri ricchi doni, ci hanno permesso, seppur con riluttanza, di entrare in città, ignari delle nostre reali intenzioni. López ha cominciato a cercare il manufatto, mentre noi teniamo occupati i loro capi. Thank you.
Deve essere il tempio che vedevo dal fiume. Thank you.
tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Un Batz e un Schoen erano gemelli, fratellastri maggiori dei più famosi eroi gemelli Maya. Invidiose di questi ultimi, le scimmie gemelle non facevano che barare durante le partite a palla, attaccandoli sempre con grande aggressività. In tutta risposta, gli eroi gemelli li attrassero in cima a un albero. L'albero, però, non smetteva mai di crescere, impedendo così a un Batz e un Schoen di scendere. Gli eroi gemelli li convinsero a usare le loro cinture per calarsi, ma era un trucco anche questo. Le cinture divennero code e i due gemelli più grandi si trasformarono definitivamente in scimmie. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza. Torna al primo specchio. Sembrano delle istruzioni di qualche tipo, ma non riesco a capire il resto. Devo essere arrivata al momento giusto. Sembra che i cultisti siano appena andati via. Solo chi è degno può evocare Kinich Aao. Usate la sua luce per scacciare le ombre dai vostri cuori e dalla città stessa.
deve essere qui che compiono i riti in onore del sole. Quattro specchi, ciascuno con un fregio diverso. Sono numerati. Questo è il primo specchio. Passerò dal padiglione centrale per raggiungere l'altare. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza. Torna al primo specchio. Sembrano delle istruzioni di qualche tipo, ma non riesco a capire il resto. Tracerò un percorso per il terzo specchio. Se cado in acqua non sopravvivrò a lungo. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza.
Traccerò un percorso per il terzo specchio. Traccerò un percorso per il terzo specchio. Traccerò un percorso per il terzo specchio. Non posso passare. Devo tornare indietro. La canoa divina che traghetta le anime dei Maya attraverso l'oltretomba, così come in cielo, è guidata da due divinità. L'antico rematore Razza siede in coda e ha il compito di pagaiare durante il giorno, mentre l'antico rematore Giaguaro si trova in testa all'imbarcazione e si occupa del turno di notte. Questi due dei non simboleggiano solo luce e oscurità, giorno e notte, ma anche il legame indissolubile che esiste tra tutte le forze uguali e contrarie. Traccerò un percorso per il terzo specchio. Traccerò un percorso per il terzo specchio. Credo che da qui si esca. Da qui si esce dalla tomba.
Traccerò un percorso per il terzo specchio. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza. Torna al primo specchio. Sembrano delle istruzioni di qualche tipo. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza. Torna al primo specchio.
traccerò un percorso per il terzo specchio. Traccerò un percorso per il terzo specchio. Traccerò un percorso per il terzo specchio.
traccerò un percorso per il terzo specchio. Traccerò un percorso per il terzo specchio. Gira il primo specchio verso sinistra. Segui il raggio di luce fino al secondo specchio. Direzionalo in diagonale attraverso la stanza.
4 specchi, ciascuno con un fregio diverso. Sono numerati. Il terzo specchio. Traccerò un percorso per il primo specchio. Traccerò un percorso per il secondo specchio. Questo è il secondo specchio. Thank you.
Questo è il primo specchio.
4 specchi, ciascuno con un fregio diverso. Sono numerati, il terzo specchio. Huh?
Thank you.